Allora, io avevo un grosso problema ai denti e chiaramente se ne parla in famiglia. Stavo valutando una serie di opzioni, ho fatto diversi preventivi anche a Roma. Poi il mio ex marito mi ha detto: "Guarda questo video, è un dottore italiano." E ho cominciato a vedere tutti i video del dottor Palmas su YouTube. E più vedevo e più mi piaceva. Poi più parlava, più vedevo i suoi video che parlava dei materiali che utilizzava, delle modalità con cui operava, del fatto dell'osso, degli innesti, di come, insomma, tutta una serie di cose. Mi sembrava estremamente bravo, un professionista. E quindi tantissima gioventù. Tanti ragazzi, giovani, con me sono stati anche dolcissimi, devo dire, perché devi saper dosare la professionalità a quella parte empatica, umana, perché comunque c'è una persona che sta venendo dall'estero, che ha affrontato qualcosa di difficile, perché la bocca è comunque una parte talmente intima e personale. Quindi è un'operazione difficile a livello psicologico. Il saper dosare professionalità e empatia credo sia la chiave. Il sorriso è la carta di presentazione nel mondo, sempre e comunque l'ho sempre pensato. Fortunatamente ho avuto un bel sorriso, poi è capitato quello che è capitato, però mi sento di dire che adesso l'ho riacquistato e sono felice di questo, e sicuramente con quello che ho vissuto spingo sempre i miei figli, anche mio nipote, ad aver cura della propria bocca, perché è una parte importantissima. Spesso si trascura, si pensa non se ne prende cura abbastanza, mentre invece si dovrebbe fare tanta prevenzione, tante visite di controllo, tanta pulizia.